Amici di Video 33, un cordiale saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Press 33, la nostra rassegna stampa. Andiamo subito insieme a vedere i titoli delle prime pagine dei quotidiani locali e poi anche uno sguardo a quelli nazionali. Iniziamo con l'Alto Adige che per quanto riguarda la sua apertura sceglie un caso di cronaca giudiziaria. Caso Eneco, 5 arresti, in cella anche Renzo Dolzan, l'accusa false fatture e usura. Questo è quello che anticipa il giornale Alto Adige, tutti i dettagli alle pagine interne e poi fotonotizia a centro pagina dedicata a lei, la star del ghiaccio. Carolina Kostner, protagonista fra gli applausi e fra tanta emozione, ieri sera alla Pala Onda di Bolzano per il classico appuntamento di fine anno, l'AIS Gala. Un'esibizione, quella di Carolina, particolarmente attesa quest'anno dopo le vicende legate al caso che la vede legata a filo doppio purtroppo con il suo ex compagno. E adesso andiamo a vedere quali sono gli altri titoli principali della prima pagina dell'Alto Adige. In alto i carabinieri confermano i furti in aumento, si parla dunque del bilancio del 2014 tracciato dagli uomini dell'arma e poi tempo di bilancio ovviamente anche per la politica con il bilancio che è stato tracciato dal presidente della giunta provinciale altoatesina Arno Kompatscher, subito il piano per rilanciare l'aeroporto. Questa è la priorità indicata dal governatore altoatesino. Poi vediamo di spalla altri due argomenti interessanti, quel del Brennero dove sono stati respinti 500 migranti. Queste sono cifre invece che sono state fornite dal questore. Infatti anche la polizia di Bolzano ha tenuto un incontro di fine anno con la stampa. Non sono stati tracciati veri e propri bilanci con numeri, un brindisi, un incontro con i rappresentanti del mondo dell'informazione per fare il punto della situazione, quando però i numeri veri e propri saranno forniti, è stato annunciato nelle prime 2 settimane di gennaio, come è tradizione. Corso Libertà, si parla di viabilità a Bolzano, sempre di spalla sull'Alto Adige, ZTL, Zögler promuove l'idea del sindaco. E poi in taglio basso la storia, due fratelli testimonial Aido. Andrea e Stefania, papà è morto aspettando un fegato. E poi un accenno anche a un'altra notizia di cronaca che viene dalla città della Pasilla, dove si è verificato un incendio. Poi vedremo che di questo si occuperà ampiamente il quotidiano Dolomiten. Diamo un'occhiata anche alle pagine interne del giornale Alto Adige, del quotidiano di Via Volta, dove appunto si parla della questione aeroporto, parte il piano di rilancio. Questo è quanto annuncia il governatore Kompatscher. Dopo aver investito 100 milioni, sarebbe folle chiuderlo. Sulla sanità, meno punti nascita e più sicurezza. Questo è quanto annuncia per il nuovo anno il governatore altoatesino. Poi, per quanto riguarda la viabilità, abbiamo visto il richiamo in prima pagina, Zögler giusto togliere le auto da Corso Libertà. E adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'altro quotidiano locale, il Corriere dell'Alto Adige, Park Fiume. La scelta dell'apertura è totalmente diversa per il quotidiano diretto da Enrico Franco. Il progetto decolla, accordo con il condominio, Ferrari, cantiere aperto in ottobre, aumentano i posti. Mobilità, Fortini, faremo ricorso al TAR, questo è quanto annuncia dunque 5 Stelle, collegamenti al Ponte Twenti, il comune paga 130.000 euro. E anche per quanto riguarda la fotonotizia, la scelta del Corriere dell'Alto Adige è analoga a quella fatta anche dall'altro quotidiano locale, AIS Gala, standing ovation per Carolina, Palaonda, tutto per lei, atleta pulita. E poi altri accenni, una maxi truffa dell'energia, 5 arresti, annuncia di spalla il Corriere dell'Alto Adige, che dunque dà un'importanza diversa alla notizia rispetto a quello che ha fatto l'Alto Adige, che ci ha aperto il giornale, come anche per quanto riguarda la questione relativa al bilancio della politica, Kompatscher, politica meno invasiva, il Landeshauptmann annuncia la svolta, Leitner, nomine IPES, vecchie logiche, tutti i dettagli del servizio firmato da Marco Angelucci all'interno del giornale. Poi vi segnaliamo anche l'editoriale a firma di Hans Trumbel, il bilinguismo, fatica e impegno, il tassello prezioso. Diamo un'occhiata anche alle pagine interne del Corriere
Corriere dell'Alto Adige, vediamo l'argomento di apertura, Parc Fiume, variante pronta, cantiere aperto in ottobre, accordo con il condominio di Via Gorizia per l'occupazione temporanea, Ferrari, i posti auto aumentano da 109 a 125, non più necessari i micropali. Dunque, prosegue una struttura di cui si dibatte ormai da parecchi anni, e qui vediamo specularmente i due incontri che ci sono stati ieri con la stampa: quello della questura da una parte con il questore Lucio Carluccio e dall'altra quello del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Polito, che hanno appunto tracciato un bilancio. E poi si annuncia qui sotto in taglio basso il rogo della Maso, si parla del Maso di Merano, avvolto dalle fiamme, e la famiglia sgomberata. I danni sono ingenti. E poi una notizia che riguarda la politica, ancora sulle pagine interne del Corriere dell'Alto Adige: Shulian, l'Italia ha bisogno di un altro popolo. La verde foppa, supponenza sudtirolese. In taglio centrale, l'Heimatbund rilancia, polizia locale, Lillo, rispettiamo chi serve lo Stato. Questo è il botta e risposta tra Roland Lang, il Lobmann del Südtiroler Heimatbund, e il forzista Enrico Lillo, ovvero il coordinatore regionale di Forza Italia. Andiamo adesso a vedere invece le prime pagine dei quotidiani locali in lingua tedesca. Iniziamo con la Dolomiten, che dedica la sua apertura alla retrospettiva dell'anno tracciata dal presidente della giunta provinciale. Lo vedete: Hoffnungsvoller Blick ins neue Jahr, e si parla di una retrospettiva, ovviamente anche di uno sguardo al futuro da parte del presidente della giunta provinciale Compacer, che è particolarmente positivo. Difatti, il titolo parla di speranzoso, Hoffnungsvoll, pieno di speranze. È uno sguardo pieno di speranze, è quello che dà Arno Compacer al 2015. Dunque, caratterizzato da una vena di ottimismo, e questo dovrebbe far ben sperare anche la popolazione. E sarebbe anche interessante, magari è curioso, sapere qual è invece il punto di vista di chi per tanti anni ha guidato la provincia autonoma di Bolzano, ovvero l'ex presidente della giunta provinciale, Luis Durnwalder. Una curiosità che sicuramente verrà appagata tra breve dai mezzi di informazione, che si occuperanno probabilmente anche di questo. Poi la fotonotizia, la notizia anche più importante sotto il profilo anche dell'immagine, come conviene all'impaginazione del quotidiano Dolomiten, è dedicata a questo maso storico, il Rempoff, che è un maso storico di Maia Bassa, che è andato seriamente danneggiato dalle fiamme, tant'è, dicevamo prima, che è stata costretta la famiglia ad essere evacuata. Un maso di valore storico, sono stati impegnati numerosi vigili del fuoco. Fortunatamente si è evitata la totale distruzione, però le fiamme hanno trovato facile esca nelle numerose parti in legno. Adesso diamo ancora un'occhiata alla prima pagina dell'altro quotidiano locale, Tageszeitung, che sceglie, per quanto riguarda l'apertura, un argomento relativo alle strutture ricettive, gekaufte Bewertungen, ovvero praticamente pareri venduti. Ci si riferisce in particolar modo alla questione TripAdvisor, che è stato multato recentemente dall'antitrust, e su questo prende posizione l'AGV, che ha sempre sostanzialmente combattuto questo sito internet, questa presenza online che esprime giudizi sugli alberghi e sugli hotel, dunque sulle strutture ricettive. Poi altri richiami in alto per parlare di politica, con una serie di pareri raccolti tra il mondo appunto della politica su quelle che sono le aspettative, o meglio quelle che sono le volontà di alcuni politici per il nuovo anno, e quelli che sono stati un po' gli errori forse del passato. E poi in taglio basso ancora due notizie: una che riguarda una grande novità, che è quella delle immagini dall'alto effettuate con i droni. E a pagina 8 Tageszeitung ci propone un interessante approfondimento di quella che è un po' una moda, ma va anche a valutare quelle che sono le regole di questo tipo di attività, come possono essere fatte, e
come sono i rapporti relativi alla violazione della privacy. Infine, sempre dalla prima pagina di Tageszeitung, uno sguardo anche al calcio con Duft des Geldes, profumo di denaro. Si parla del nuovo manager del calciatore dell'FC Südtirol, Manuel Fischnaller. E adesso ci fermiamo per dare spazio alla pubblicità e ci rivediamo tra pochissimo. Benvenuti da Überbacher. Abilità manuale, materie prime di qualità e ingredienti locali scelti con cura. Con 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena, nell'azienda familiare di Lyon trovate i migliori dolci natalizi dell'intera zona. Una vasta scelta di biscotti fatti in casa, gustosi zelten tirolesi, sfizioso pan di zenzero e soffici panettoni e pandori di produzione propria. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Sciare fino allo svenimento, con sole e panorama mozzafiato su tutte le piste. Scatenarsi sulla leggendaria pista Tramez, la più lunga di tutto l'Alto Adige, con i suoi 9 chilometri di pura adrenalina. Oppure intraprendere una ciaspolata verso il meritato riposo. www.plose.org, il doppio piacere. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Il primo giorno dell'anno vi proporremo una retrospettiva del 2014, politica, economia, cronaca, i fatti più importanti e discussi degli ultimi 365 giorni visti con gli occhi di alcuni tra i più autorevoli giornalisti. Saranno con noi Sandra Bortolin, già giornalista della RAI, il direttore del quotidiano Alto Adige Alberto Faustini, Enrico Franco, direttore del Corriere dell'Alto Adige, l'ex capo redattore dell'Ansa regionale Tony Visentini e il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige Fabrizio Franchi. Vi aspettiamo il primo giorno del 2015, se vorrete. Rieccoci in studio, stravolgiamo un pochino la scaletta della rassegna stampa, andiamo adesso a vedere i titoli dei quotidiani nazionali. Corriere della Sera, traghetto il mistero dei dispersi, 10 morti ma mancano 30-40 passeggeri dalla lista d'imbarco, l'ipotesi dei clandestini a bordo. Adesso il principale titolo del principale quotidiano economico nazionale, il Sole 24 Ore, Grecia al voto anticipato, sale la tensione sui mercati, Atene meno 3,9%, Milano e Madrid in rosso, spread in rialzo. Adesso andiamo a dare un'occhiata subito alle previsioni meteo per le prossime ore con l'aiuto della videografica. Sui settori settentrionali ci saranno annuvolamenti con nevicate soprattutto nella seconda parte della giornata, altrove il tempo sarà soleggiato a tratti. In molte valli soffierà vento freddo da nord, temperature massime tra meno 3 dell'Alta Pusteria e più 7 a sud. Adesso un'occhiata anche ad appuntamenti particolarmente interessanti in quel di Foresta, alla Foresta Natalizia, che sarà presente fino al 6 di giugno con la sua affascinante Felsenkeller, dove dalle ore 16 alle ore 18 si può ammirare la palla di Natale più grande del mondo. Per tutte le informazioni www.forestanatalizia.it. Vi ricordo anche la nostra presenza online con il nostro sito all'indirizzo www.video33.it, dove potete trovare tutti i video andati in onda nei nostri telegiornali, come anche la stessa rassegna stampa. E poi vi ricordo anche un'altra nostra presenza online, quella con il nostro sito internet delle news aggiornate in tempo reale, www.
goinfo.it. È tutto per questa edizione di Press 33, realizzata grazie all'assistenza tecnica in regia di Matteo Berto. Grazie e arrivederci. Ariete. Potreste compiere una serie di progressi che vi daranno un netto vantaggio sui vostri avversari. Non cullatevi sugli allori, però, battete il ferro finché è caldo. Toro. Oggi avrete un'occasione per dimostrare quanto sapete essere attenti e rispettosi dei sentimenti altrui. Gemelli. Bacone sosteneva che sapere è potere, ma non sarà tanto il sapere a darvi un vantaggio sugli altri quanto la vostra capacità di sfruttarlo in vostro favore. Cancro. Lavorerete con più impegno del solito e otterrete risultati proporzionali al vostro impegno. Anche i vostri detrattori ne saranno positivamente colpiti. Leone. Dovrete correre più rischi di quanto non siate abituati a fare oggi, ma la situazione vi appropizia e non siete mai stati tanto sicuri del fatto vostro. Vergine. Potreste non condividere le valutazioni fatte da qualcun altro oggi, ma dovrete ammettere che neanche voi avete colpito molto nel segno. Entrambi dovrete rivedere i vostri giudizi. Bilancia, potreste non sentirvi sostenuti come avevate sperato oggi. Dovrete contare principalmente sulle vostre forze, ma per fortuna anche l'impresa da affrontare sarà meno impegnativa del previsto. Scorpione, potreste non volere ancora rivelare i vostri piani agli altri. Quando sarete pronti, non esiterete ad illustrarli nei dettagli. Sagittario, forse non avete ancora portato a termine un certo compito, ma perché arrendersi proprio ora? Avete ancora tempo e risorse per portarlo a buon fine. Capricorno, non riuscirete a vedere le cose in modo obiettivo oggi, perché siete troppo coinvolti a livello emotivo. Astenetevi dal prendere decisioni importanti. Acquario, concentratevi sui compiti che vi sono stati assegnati senza però trascurare i vostri obiettivi personali. Le due cose possono procedere di pari passo. Pesci, potrebbe giungervi voce che qualcuno parla male di voi alle vostre spalle. Meglio conoscere i propri nemici.